Ed eccoci qui ragazzi, siamo sempre ben tornati e benvenuti in questo che è il 18° episodio di questa serie di Crusader Kings 2 con il nostro Re di Aragona che fresco fresco di nomina 1145 un paio di mesetti fa e adesso probabilmente cominceremo ad avere problemi di fazione, l'ho risolto alla fine dello scorso episodio. Il problema è che adesso dovremmo un po' aspettare di recuperare qui. È l'unica cosa che possiamo fare. Dobbiamo votare un successore, ok. Nostro figlio va benissimo. Io potrei addirittura alzare già ad Aig, però diciamo che probabilmente lo farò quando sono più vicino ai 10 anni di regno. Ho un'ambizione che posso prendere. Vabbè, proviamo ad avere una figlia, magari tante volte lo siamo per delle alleanze. Il problema è che adesso la Francia, anche se sta in 50.000 guerre, cos'è? Re Anfre di Sicilia ha dichiarato guerra a Pisa. Io ce l'ho come personaggio particolare lui. Perché mi stai dicendo questa cosa? Sì, ce l'ho come personaggio particolare. Ovviamente l'avevo chiamato a corte. Vabbè, divertiti. Stavo dicendo. Il problema è che noi potremmo sicuramente dichiarare guerra alla Francia. Però la Francia è alleata con l'Inghilterra, che sta già in guerra con loro. Quindi io vorrei vedere che succede prima e comunque vorrei recuperare un po' i nostri uomini. Vediamo il nostro consiglio è tutto a posto, l'ho messo a posto a fine dell'episodio scorso, mi sono dimenticato, scusate. Qui potremmo migliorare le barche, ma è una scemenza, potrei migliorare la cavalleria. Forse potrei costruire la Castle Town adesso che ho un po' di soldi e tempo da perdere. Non posso però mettere il tizio perché no, non lo posso mettere a controllare la costruzione, non subito. Potrei a febbraio. Questa quant'è che dura la costruzione? Non me lo dice? City? Vabbè, nostra parente con qualcuno, ma non so. Vabbè, l'alleanza l'abbiamo ancora con l'Inghilterra? Sì, ce l'abbiamo ancora. Io non me la sento attaccare a nessuno perché il problema dei musulmani è che potrebbero tranquillamente chiamare tanta gente ad aiutarli. Se fate guerre sante soprattutto. E forse a sto punto, ora che ci penso, potrei mandare il mio... Ah, questi si ammazzano tra di loro. Vediamo chi sono, che potrebbe essere... il caso di buttarmi dentro una guerra, allora. Non riesco a schiacciare su queste cose? Allora, uno è questo. Benissimo. Quindi uno è questo qua. È lui, che ha 10.000 uomini ed è in guerra contro... questo piccoletto qua sotto. Ah. Che ha 4.000 uomini. Che non ha alleati. Che è Yazidi. Quindi è una eresia. Il problema è che la sta già assediando, porca miseria. Facciamo il tifo per lui, dai, vediamo che se vince, no, perde. Sì, zitto che li sposta. Zitto che se li sposta... Oh, ti infinocchio io. Guerra per Granada, guerra per Siviglia. Vabbè, facciamo per Granada. E... io, tutti qua, tutti là sotto, ora. Prima di ora. Vediamo se riusciamo a infilarci. Speriamo, perché se lui... sta vincendo, porca miseria. Wow. Quindi, fermi. Tornate pure qui. Ok, tutti qua. Ah, ha vinto. Bravissimo. Ok, quindi noi ci consolidiamo, abbiamo tutto il tempo per farlo. Lui lo fa sposare due persone a caso, vabbè, contento tu. Ok, forza ragazzi, forza. Dai. Sì, non vi arrabbiate. Come di solito, fate. Dai. Ok, questi possono già bastare. Noi siamo a governare truppe, sì. A Denia.
quindi siamo qua in mezzo da qualche parte. Sinceramente lo vorrei togliere, non voglio perdere re. Eccolo qua, resign, ciao, vai a casa. Ok, spostatevi pure là. Le mie truppe da sole quante sono? 5891. Quindi teoricamente io potrei mandare a casa le truppe dei vassalli, così non si arrabbiano. Tanto alla fine ce la dovrei fare. Eccoci qua. Adesso ci sediamo qui, ci prendiamo una granita e aspettiamo. Potrei chiamare alleati, potrei chiamare Inghilterra, Leon, però diciamo che probabilmente in questo momento, se lui non fa la stessa cosa, dovremmo stare tranquilli. Vediamo tutti questi messaggi, grazie. Ok. Vediamo se nel frattempo noi recuperiamo altre truppe. Sì, forse potrei fare pure dei retini ora che ci penso. Eh sì, quanto guadagno al mese? No, guadagno troppo poco al momento, no. Mentre sto in guerra non è il caso. Se no poi col mantenimento vado in rosso. Addirittura la Francia sta su Leon con le truppe. Che pure Leon è in guerra, probabilmente. Contro... per Castiglia, immagino, per la rivolta di Castiglia. Ok, diamo un occhio qua sotto. Lui quanti uomini ha? 2100, quindi tutti quelli che ci aveva ne ha persi più della metà. Benissimo, aveva più di 4000 uomini prima, ha vinto lì, non so come abbia fatto, e ha indebolito non poco questo signore qua, che adesso ha 1260 uomini. Ok, cioè è cascata proprio a fagiolo questa guerra tra i due, si sono distrutti a vicenda. Quindi andiamo a riprendere questa. Noi nel frattempo stiamo recuperando armate, sì, altre 700, bene. Dai, forza. Questi miei territori fino a quando saranno depletati dalla guerra? 1152 addirittura. 5 anni ancora. Vabbè. Anche questi sono miei diretti. Mi ha fatto prendere lo spavento. Ho messo solo 1700 uomini, stiamo tranquilli. Qui non ci sta nemmeno il garrison, perché praticamente solo le sue truppe sono uscite. Interamente potrebbe chiamare qualcuno ancora? Nostro fratello è diventato maggiorenne qua. Gli posso mandare a prendere i voti? Secondo me sì, vai. Perché così almeno non rompi le scatole con le successioni. Lei si vuole sposare. E vediamo un po' se c'è qualcuno che ci dà un'alleanza o qualcosa. No, non c'è un cavolo. Vabbè, sposi con lui, ci vuole bene. Allora, nostro fratello come va? Non sono più ambizioso. Così. Perché mi è scesa questa da 8 a 7? Ah, non essendo più ambizioso avrò perso dello stewardship. Non so ambizioso quanto dia di stewardship in più. Questo è un problema. C'è qualche legge che mi può aiutare? No, la centralizzazione l'ho già alzata. Questa dai, non fa nulla per quello. Non vorrei perdere terre adesso. Quei vassalli come va? La cosa li scuote, che è un territorio? Probabilmente sì, un po', però. Non tantissimo. The Man Too Big non c'è meno in questa lista, c'è. Sì, Demento Pig meno 10, vabbè, dai, gestibile ancora. Lui si arrabbia, va bene. Siamo solo al 19%, vediamo da ammazzargli questo e poi torniamo indietro e vediamo che succede. È scappato. Ok, facciamo un giro così, vediamo se lo becchiamo, che lui ci sta con i cavalli, l'abbiamo beccato. Ok. Ha chiamato degli alleati, bastardo. Ok, buttiamo giù pure questo. Vediamo un po' di fare il giro. Non l'ho beccato di nuovo. Ok,
Porca miseria, come scappano. Quelli probabilmente li sta portando da qualche parte ad assediarmi qualcosa di mio. Eccoli qua. Dai, becchiamoli. Sto facendo un po' come l'IA che lascia gli assedi per incorrere le truppe nemiche. Sto perdendo un bel po' di uomini. Ok, 61%, grazie. Leon ci vuole chiamare in guerra per una rivolta. Va bene, veniamo. Ti stai perdendo una rivolta con 1700 uomini. Invece di pensare alla Francia, Castiglia, perché non ti... Bah. Le prende, le prende. Qui come va? Lui quanti uomini ha? 300. Lui quanti uomini ha? 700. Ok, non sono più un vero problema. Your son, quindi questo ce lo dichiamo noi. Bene. Poi non manco guardato bene lui che cosa ci avesse. Tough soldier, quindi un soldato, brot. Temperamento, coraggioso, gentile e orgoglioso. Eravamo anche ambiziosi, l'abbiamo perso. Dobbiamo dei soldi ai vassalli pure noi. Ah, gli ebrei, scusate. Ovviamente ce l'ha lasciata nostro padre questa cosa, quindi si eredita il debito. Perfetto, abbiamo migliorato le relazioni con qualcuno, fa piacere. Dai, riusciamo a prendere sto pezzettino di Spagna prima che finisce l'episodio. 8 minuti c'hai. Lui diventa gregario. Sì, mi piace gregario, è un buon... aumenta la diplomazia. Victory 81%, ok. Abbiamo perso 700-800 uomini in questo assedio. Ok, diventa anche coraggioso, grande, quel figliolo. Forza. Lui adesso come sta a livello di truppe? Si è ripreso? 627? No, quindi... No, si è ammalato. Speriamo bene, eh. Non voglio fare un altro passaggio di consegne, anche perché non so via, 6 anni. Pregate per il nostro re. Vive re. Ermengol III. Ok, abbiamo vinto. Grazie. Finito. Allora, questa è de jure sta roba qua. Quindi noi potremmo fare guerra a lui, che era quello che ci ha provato a rompere scatole. Non era questo? C'ha 4.000 uomini adesso. Mi sa che non era quello. Allora, lui c'ha 900 uomini, quindi forse possiamo provare a dargli fastidio. C'ha 900 uomini ed è in guerra già contro questi. Ah, che sono belli grossi, quindi... E non li puoi chiamare. Fregato. Ok, declare war for Cordoba, ce ne da due però, mi piace di più. Granada, è vero che andrei a chiudere sta cosa, però vabbè. Facciamo Cordoba, dai, pigliamo Cordoba e pigliamo Cordoba. Ok. Facciamo una guerra per volta, potrei dichiarare pure su questo, però lui ha due alleati. Quello lì sotto è bello grosso e questo che è uno sheikho. Ma questo che ha 4.000 truppe. Lui ne ha 2.000. Vabbè, dai. Proviamo. Tutto per Cordoba. Speriamo bene. Allora, ti diamo su 8.000. Sono sceso di 2.000, purtroppo. Vabbè, però sono tante. Tiriamo su tutto quello che possiamo tirare su. E questi stavolta li porto da quest'altra parte. Ok. E... chiamerei pure gli alleati. Lui no, non serve a nulla. Lui sì. Ok, è diventato anche cataro il leonese. E qui magari dovrei creare vassallo e vassallo. E
E poi sto titolo lo dovrei dare a qualcuno, ma non lo so, perché adesso ho due contee in più, non una ma due. Rischio però così. Vediamo se c'ho qualche familiare da dover piazzare. A lui gli avevo chiesto di prendere voti, quindi adesso non gli posso dare nulla. È diventato un templare. Questo è il nostro fratello piccolo. Ok, dai, ti do la contea di Almeria, perché no? Divertiti. E io dovrei perdere pure una di ste due. Questa ha tre holding più una che sta uscendo. C'è una che è libera, scusate, no, che sta uscendo. Quindi magari darei Denia via. E il ducato me lo tengo però. Quindi darei Denia via. Vediamo un po' a corte. Qualcuno che ci vuole bene e non ha titoli. Lui, che non ha sposato con nostra sorella. Ok, vai. Diventi conte di Denia, vai. Nostra moglie è incinta. Ok, questo ci ha aumentato un po' le truppe, perché... Ok, queste le possiamo togliere di mezzo. Io ci avevo mandato lui qua, mi sa tantissimo tempo fa. A questo punto... Ah, io ho perso due tizi qua, non me ne sono proprio accorto. Rimandiamo a Leon, vediamo se ci dà il titolo. Spy Master. Lui. Chaplain. Lui. Ok, Spy Master. La capitale. Cappellano dal Papa, come sempre. Papa, visto che siamo in guerra con i musulmani, sganci i soldi te? No. Vabbè, fai schifo. In amore così, però in amicizia, diciamo. Stiamo perdendo 0,79 ducati, 4,34 ducati. Aia. Quindi possiamo fare guerra per 4 anni più o meno, tranquillamente. A meno che il Papa spilorcio non sganci qualcosa. Educate Child. Lei è una half sister ed ha punteggio a quanto pare, quindi boom, vai. Abbiamo 10.000 truppe e cominciamo dal piccoletto, va. E poi io mi voglio mettere proprio a sto punto a comandare, visto che sono forte, vediamo un po'. Sono tough soldier. Questi chi sono? Meno male che tu non c'avevi truppe. Ok, ti buttiamo giù. Conviene a sto punto, prima che magari poi fanno una mob in 20.000 e mi vengono a far loro la festa a me. Ah, era ancora malato. È in guerra tranquillamente. Ok, abbiamo preso un attraversamento fiume, però vabbè, siamo il doppio. Avremo delle perdite sicuramente, ma dovremmo vincere. Ecco, vedete. Ah! No! Detto sì, voglio andare in guerra che sono tosto. Meno mato. Fa piacere. Quindi questo sarà un re che non durerà molto. Quanti anni abbiamo? 31. Ok, ho avuto una figlia. Divento anche più bravo. Diciamo che l'obiettivo è riuscire a campare 10 anni fino al in altri 5 anni, dai. Fammi mettere la high authority e poi siamo tutti contenti. E chi facciamo arrabbiare? Lui per 5 anni? Sì, arrabbiate per 5 anni. Ok, torniamo ad assediare i possedimenti che interessano. Abbiamo recuperato quasi 1000 uomini. Aia, aia, aia. Con la aspetta, fermi. Oh, buttiamo giù pure questi. Con lui siamo già a 43%, quindi magari questo l'ha chiamato lui. Sì, l'ha chiamato lui. Se levo la pausa forse succede qualcosa, ma forse, non sono convinto. Ce la facciamo? Ok, abbiamo preso qualcuno nella battaglia. Purtroppo gente senza titolo. Siamo a 66% con questo, quindi questa jihad qui
probabilmente sta andando a buon fine. Lui ha raccimolato di nuovo 6.000 truppe, che non è male. Ok, il tempo è finito di nuovo, quindi buttiamo giù questa. Adesso mi parcheggerei qui e probabilmente con la prima che casca riusciamo a vincere questa guerra. Quindi vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nel prossimo episodio.